abbiamo assistito a un governo Letta che ha avuto la capacità di dire che siccome la sua manovra economica viene attaccata dai sindacati e dai padroni, allora è una manovra equilibrata. Ma come può esserci equilibrio in un paese che ha una disoccupazione giovanile al 40%, in un paese in cui la gente viene cacciata fuori di casa perché non ha i soldi per pagare l'affitto e la rata del mutuo, in cui distruggono aziende produttive per il paese, in cui la capacità di spesa delle famiglie non arriva alla seconda settimana? Che equilibrio ci può essere in una società in cui il 10% delle famiglie detiene il 70% della ricchezza del paese? Senta, la senti questa voce? Vaffanculo! 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 Diritto di asilo! Diritto di asilo! Il dramma di Lampedusa non è una fatalità. Il dramma di Lampedusa non è un frutto del destino, ma il dramma di Lampedusa è il risultato di un crimine politico, un crimine morale, un crimine che ha delle responsabilità morali e etici. Vogliamo ricordare che nelle stesse sedi parlamentari le leggi venivano approvate e le stesse leggi erano leggi fasciste. Vi ricordate, Mussolini li approvava tutti in Parlamento. Che siano gli strumenti utilizzati ieri e strumenti utilizzati in tempi moderni oggi hanno un solo nome: sono opere fasciste, sono opere razziste e sono atteggiamenti xenofobi. E allora ci siamo fermati, ma abbiamo anche cominciato a marciare, forse una marcia lunga, però la facciamo questa marcia lunga, non ci fermiamo più, con l'orgoglio, con la dignità che i lavoratori pubblici sono in grado di esprimere, perché sono parte integrante del welfare del nostro paese. Quando attaccano i lavoratori pubblici lo fanno perché vogliono distruggere lo Stato sociale. E allora no, oggi ci siamo fermati, oggi continuiamo la nostra lotta. Non ne possiamo più, bisogna che l'incazzatura diventi dilagante, non ci devono essere freni, deve essere solo organizzata, perché dobbiamo portare a casa i risultati, dobbiamo portare a casa i risultati che i governi devono andare a fanculo, devono patire quello che ci hanno eliminato a noi. Che in questo momento costituiscono un'unica voce insieme alla Banca Europea, insieme a Confindustria, insieme al governo che si è unificato in un unico partito. Dovrebbero essere contenti, soddisfatti, pensare di averci fatto tacere, e invece no. Noi secondo loro siamo piccoli, siamo brutti e siamo cattivissimi, ma intanto oggi nella preoccupazione dell'ordine pubblico, e noi non siamo un problema di ordine pubblico, abbiamo consentito alle migliaia di forze dell'ordine di farci una bella scampagnata sotto una meravigliosa giornata di sole, perché di noi non devono avere paura. Se c'è qualcuno che deve avere paura sono i sindacati che hanno venduto i lavoratori, sono CGL, CISL, UIL più l'UGL, che millantano iscrizioni che non hanno, che millantano una solidarietà da parte dei lavoratori che non hanno, perché nessuno li vuole più. Questo presidente dà la licenza di uccidere contro il popolo della Valle di Susa e scatena la repressione. La nostra valle che resiste è una valle in cui la repressione si è fatta feroce, una valle occupata militarmente, dove non si può fare un chilometro senza essere fermati, dove cercano di dividere un popolo unito, facendo distinzione tra buoni e cattivi, e dove noi questa distinzione l'abbiamo rifiutata, perché i violenti li abbiamo in valle e sono
Io racconto la storia dell'Ilva di Taranto. L'anno scorso sono messi dallo scandalo di quella che è l'imprenditoria italiana, un'imprenditoria votata al massimo profitto a scapito di tutto, anche della salute, di decine e decine di migliaia di cittadini e di lavoratori. Non lo dice neanche Maurizio Landini, che qualche mese fa parlava di un prestito pubblico alla famiglia Riva. C'è uno che ha fatto sparire 8 miliardi e 100 milioni di euro prodotti in quella maniera, ammazzando donne, bambini, uomini e lavoratori. Noi gli dobbiamo anche prestare i soldi. Questo è il sindacalismo italiano. Noi abbiamo l'obbligo di combattere, di portare a termine questa battaglia. Io credo che noi siamo l'ultima speranza che rimane a questo paese. Grazie. I movimenti che occupano le case stanno dicendo la stessa cosa. E domani l'assedio che vogliamo produrre al Ministero dell'Economia, alla Cassa Depositi e Prestiti e al Ministero delle Infrastrutture sarà un assedio vero. Ci sono 60 pullman che stanno per partire verso Roma, che si aggiungeranno alle migliaia di persone che oggi sono già in questa città. Una sola grande manifestazione che dura due giorni e che non finisce domani. Domani qualcuno proverà a cacciarci via dalla piazza di Porta Pia davanti al Ministero delle Infrastrutture, non troverà uomini e donne pronti ad andarsene, ma troverà migliaia di uomini e donne pronti a difendere le loro tende, pronti a difendere quell'accampata, e speriamo di essere insieme a voi per respingere eventuali provocazioni e attacchi che ci verranno portati.